Benvenuti. Psicopatici frullomani narcotrafficanti. Questa è una puntata speciale perché frullerò qualcosa de muy latino. Frullerò un burrito de pollo, de pollo. Con un margarita. Sigla. Ai ai. Bene. Questo piatto sarà un piatto messicano. Io amo il Messico. Cosa c'è in Messico? La lucha libre, Speedy Gonzales, i narcotrafficanti. Cosa ci serve per questo meraviglioso piatto? Il pollo tagliato a striscioline. Ovviamente questo è pollo alla merluzzo. Se non vi ricordate come si fa il pollo alla merluzzo, andate al link che trovate intorno a me da qualche parte e riguardatevi la ricetta del pollo al merluzzo. Del formaggio edamer, cipolla bianca, mais, pomodorini e peperone rosso tagliato a strisce. Olio, tabasco e panna acida. E ovviamente per chiudere il nostro burrito ci vuole la tortilla. Mentre per il cocktail, per il nostro margarita, tequila, cointreau, sale e lime. Muy bien. Dov'è l'accendino? Mentre la padella si scalda sul fuoco basso, noi andiamo a tagliare la cipolla con una tecnica che vi insegnerò. Questa sembra una normalissima cipolla, ma io la taglio magicamente. E là si separa. È già a quadratini. Guardate che idiozia è presente in me. La padella è calda. Filo d'olio e mettiamo a rosolare la cipolla. Mettiamo un po' la fiamma. Facciamo rosolare la cipolla finché non si dora, come l'esploratrice. Versiamo il pollo, il mais con i pomodorini e i peperoni. E là. Facciamo rosolare tutto insieme, così che i sapori si amalgamano. Comunque, tutti quanti fanno un'orgia di sapori mentre si trombano insieme alla cipolla. Mettiamo la fiamma bassa e andiamo a preparare una preliva tesa. Prendiamo il sale. Prendo sale. Butto il sale. Tagliamo uno spicchio di lime. E bagniamo il bordo del bicchiere. Questo ci servirà per il margarita, per il nostro cocktail. Là. Lo mettiamo sul sale. Così che sembra quasi brinato, sembra quasi che ci sia la brina. E mettiamo il bicchiere in freezer, così si congela, si raffredda un po'. Intanto qui direi che è pronto. Ma perché non aggiungere un'antecchia del tabasco ad questo piatto muy bueno? Sono Antonio Banderas e questa è la mia gallina. E me la incubo. In realtà vi devo dire una cosa. Io sono Antonio Banderas e quella troia della mia gallina è nella mia cazzo di padella adesso. E direi che va bene così. Ma prendo una cosa per non rovinare il tavolo, se no la mia mujeres me taglia los cojones. Cominciamo a riempire la nostra tortilla. Pollo, peperone, mais e pomodoro. E cipolla, basta, se no non lo chiudo, sto coso mi esplode. Prima di chiuderlo mettiamo il formaggio. For me, for you, formaggio. Un po' di panna acida. Non ne mettete troppa perché sembra sperma di toro. E così monta le vacche argentine. E chiudiamo il nostro burrito. Tipo così, no? Sbra. E pronto, molto bello, tra l'altro, però non si tiene questo sburrito. Là. Ve l'aspettavate? Guardate cosa vi ho creato, esimie teste di cazzo. Intanto abbiamo tirato fuori il bicchiere dal freezer, perché adesso è la volta di preparare la margarita. Intanto prendiamo il nostro bel shaker da bar e buttiamo dentro tutto il ghiaccio che abbiamo. Tequila. Quattro. E ci spremiamo bene anche un mezzo lime, si sa mai. Potente. Mi raccomando, shakerate bene, con forza ed energia.
Se fate male il margherita, possono venire dei narcos a casa vostra a uccidervi, sappiatelo, perché è una cosa tipo nazionale, bestia. E lo si versa nel bicchiere precedentemente raffreddato e ricoperto di sale. Avremmo dovuto avere la coppa da margherita, ma purtroppo non ce l'abbiamo. Paolo non ci ha voluto andarla a comprare. E sti grandissimi cazzi. È arrivato il momento che tutti voi stavate aspettando. È il momento del frullados. Frullatore! Scappelliamo. Da buoni sudamericani andiamo a prendere un coltello dal cuore del nostro nemico. Tu tiene per caso sei dita la mano derecha? Porque mi nombre es Enigo Montoya. Tu hai ucciso mio padre. Preparati a morire. Così, per far vedere che comunque faccio delle citazioni cinematografiche, è vero. Prendiamo il glande del nostro burrito e così com'è lo buttiamo nel frullatore a mostro. Non dimentichiamo di prendere tutti i pezzettini che sono caduti dal glande, perché sono la parte migliore. Il margherita, tutto? Non tutto? Tutto o non tutto? Tutto. E però ci vuole pure il sale. Il sale si raccoglie col pollo. Giù così. È il momento della frullanza. Ci vorrebbe una musica che so, tipo mariachi adesso, per consacrare il suono del frullato di burrito con... col cocktail. De Rosa, ce l'hai una musica mariachi? Vabbè, andiamo a frullare. Guardate, guardate con che potenza si amalgamano questi ingredienti tra di loro. Uno contro l'altro. E stop. È talmente sudamericano che l'odore ha accoltellato il mio naso. Io vi amo. So che voi mi volete bene e mi seguite perché io bevo tutti i frullati che mi si presentano davanti. Ma vi devo dire una cosa, vi devo confessare un segreto. Io, in questo momento, oggi, ho paura. Niente aveva sfidato fino a questi livelli il mio olfatto. Credo di averlo perso. Non ce l'ho più. Ma io vi amo. E per dimostrarvi che frullato è meglio, lo berrò. Tanto. Sono già morto una volta. È buonissimo. Al sapore si sentono tutti i cadaveri delle vittime, ma si sentono anche le cose belle. Si sente il sapore di topo di Speedy Gonzales. Si sentono le gomme dei ruote delle ruote. Che non ho più la lingua. Si sente il sapore delle ruote dei narcotrafficanti coi furgoncini. Posso confessarvi un segreto. Voi che mi seguite ormai da più di un anno e che mi volete bene, credo. Io in questo momento voglio morire. Il mio olfatto e le mie papille gustative e buona parte del mio esofago sono in decomposizione. Penso che cagherò fulmini. Perché probabilmente mi ustionerò anche il buco del culo quando andrò in bagno. Hola. Hasta la vista, baby. Anche questo frullato è stato eccezionale.
È buonissimo il burrito, anzi se lo volevo mangiare così. No, non è meglio, è meglio frullato, perché frullato è meglio, ma c'è una cosa molto importante che voglio dire a tutte quelle persone che ci scrivono sulla pagina, che scrivono nei commenti, che mi scrivono sulla mia pagina, sul mio profilo, sul mio Ask. Dove posso comprare la maglia? Da quella puttana di tua sorella mi verrebbe da rispondere, perché è dalla prima puntata che è andata in onda l'8 gennaio del 2013 che a fine episodio c'è lo stracazzo di link di merda sullo store e nella descrizione del video c'è il link dove cazzo comprare le magliette, perché non potete venire da me 10-15 volte al giorno e dirmi dove la compro la maglietta. Link spreadshirt.coltoefrullato.it. Se te clicchi nella finestrina di merda dove vedi la fine, dove vedi la maglietta a fine video che gira o che scorre, se te provi a cliccarci col tuo cazzo di mouse, vai direttamente sul sito e magia, puoi acquistarla! Hai visto che bello? Ma imparate a leggere le descrizioni del link. Ma Giulia è davvero tua sorella? No. No. C'è anche nei titoli, c'è un altro cognome, no. Purtroppo, molta gente mi dice: me la mandi autografata la maglietta? Mi mandi la tazza autografata? Ragazzi, non le posso autografare, perché le magliette, le tazze, tutto il merchandising viene spedito da Londra. Cioè, è un sito Spreadshirt a cui noi ci appoggiamo, mettiamo i loghi sulle maglie, fanno tutto loro. Sui ritardi delle spedizioni, sull'impossibilità di autografare, purtroppo non è colpa nostra. Però se voi vi comprate la maglietta e venite, che cazzo ne so, a una fiera dove sono ospite, sai, ogni tanto io e Paolo si va alle fiere, magari fate come altri ragazzi che vengono con la maglietta e io gliela firmo. Comunque, se volete la maglietta, trovate il link alla fine del video, trovate il link nella descrizione del video. Cioè, dopo un anno e mezzo non c'è più verso di una roba del genere, però. E io non ce la faccio più, perché all'una e mezza, e Paolo non se ne va ancora da casa mia, che io domattina devo prendere un treno presto e mi fa bere l'alcol frullato coi peperoni, eh? Vaffanculo. Mi fate sempre incazzare, eh? Ma tanto lo sapete che vi voglio bene a mostro. E se anche voi ci volete bene in cotal guisa, supportateci acquistando le magliette, la tazza e le altre figate dal nostro shop. Finanzierete così la produzione della tanto attesa seconda stagione e finalmente potremo mostrarvi cosa succede a me, Poplaschi, Nino e tutti gli altri dopo i terribili eventi della puntata 12. Ma non dimenticate di seguire ogni giovedì alle 16 il canale di Cotto e Frullato, perché troverete sempre nuovi, tantissimi, divertentissimi, nuovi, nuovissimi, divertentissimi video. E non finisce qui! Come sapete, siamo una grande famiglia e vogliamo accontentare tutti i gusti. Amate il cinema e i viaggi? Seguite il canale di Paolo con le recensioni lampo dei film e le sue avventure in giro per il mondo. Amate i videogiochi e tutto quello che è mondo nerd? Allora, il canale Video Girl Sky di Nadia e Virginia è quello che fa per voi. Non amate un cazzo e vi fa schifo tutto? Nino666 vi mostrerà sul suo canale tutto ciò che di bello c'è da odiare nel mondo. E adesso, sparecchiatevi dal cazzo!